Onorevole Molinari, meno formalmente Peppino, come a lui piace essere chiamato, Peppino Molinari. Onorevole, ma dimmi una cosa, cosa ti è rimasto di quella grande esperienza democristiana dopo tanto tempo? Ma io dico sempre, essere democristiani è un po' come una categoria dello spirito, è anche un modo di vivere, quello di mediare, di essere persona moderata, di essere una persona tranquilla. L'uomo della mediazione. L'uomo della mediazione, che non significa galleggiare sui problemi. La DC mediava perché voleva rappresentare quanto più larghi interessi della società che c'erano all'epoca. Colombo in Calabria ha mediato, chi voleva la regione fosse a Catanzaro, chi a Reggio Calabria, chi a Cosenza, lui è andato lì, ha mediato, ha trovato le soluzioni. Ma lui ha mediato sul capoluogo di regione, ma poi ha trovato il famoso pacchetto Colombo, il centro siderurgico, il porto di Gioia Tauro, dando uno sviluppo alla regione Calabria. Essere democristiani significa tenere anche unita una comunità. Oggi io credo che nel nostro paese manca una forza proprio da questa grande ispirazione. Noi riuscivamo a tenere unite anche con i nostri avversari, che erano avversari politici, ma dialogavamo, ci confrontavamo e trovavamo anche i punti di convergenza istituzionale. Oggi invece c'è solo una contrapposizione fatta di parole, di insulti, chi alza di più la voce, e questo non aiuta la crescita del paese. Che cosa ci vuole ancora? Cosa occorre? Ci vuole che i cattolici impegnati in politica, in versione moderna, non nostalgica, ritrovano la forza di portare quei valori che aveva la democrazia cristiana. In un partito però? Ma in una forza politica, indubbiamente, che sia un fatto nuovo rispetto anche all'esperienza della democrazia cristiana. Ma io credo che questa esigenza ci sta, e il laicato cattolico deve porsi seriamente questo problema, anche la Chiesa in Italia, per il ruolo che ha svolto e che potrà svolgere nel nostro paese. Altrimenti assistiamo a questa contrapposizione fatta di insulti, chi alza di più la voce, e questo non serve al paese. C'è un popolo democristiano, popolare ancora? Ma i democristiani eravamo in tanti, molti non ci sono più, ci sono ancora, molti si sono ritirati a casa, ma io credo che c'è ancora la voglia di riscoprire quei valori che aveva la democrazia cristiana. Per portare cosa nella società italiana ora? Ma per portare soprattutto una parola di pace, una parola di comunità, e di far crescere anche quelle fasce più deboli, perché la DC, la grande forza della DC fu quella di far crescere le classi anche marginali, il ceto medio nel nostro paese, gli artigiani, i commercianti, quella era la grande forza della democrazia cristiana. Noi abbiamo ricostruito il paese grazie a queste forze sociali e economiche che oggi, ahimè, sono maltrattate. Grazie, buonasera a tutti. Esattamente una settimana fa io partecipavo a dare i saluti a un altro grande della democrazia cristiana, Annusco Aciriaco De Mita, e il suo addetto stampa storico Beppe San Giorgi, che aveva fatto l'addetto stampa quando era segretario nazionale del partito, presidente del consiglio De Mita, ha iniziato il breve ricordo con una frase che amava sempre ripetere De Mita: senza memoria non c'è futuro. Ecco perché io stasera accettate di buon grado l'invito che l'amico Masiello, Tucciariello, e ringrazio il presidente Abbattista, perché ricordare quello che ha rappresentato Emilio Colombo, la democrazia cristiana, perché detto bene a Masiello, erano due termini inscindibili, erano la stessa cosa, in Basilicata coincideva, Emilio Colombo era la democrazia cristiana. E quindi voler ricordare questo vi rende onore, Presidente, e spesso in questi anni abbiamo dimenticato, molti hanno dimenticato l'azione di Emilio Colombo, l'azione della democrazia cristiana. Io mi diverto a ricordare queste pillole di storia, avendo anche un po' di materiale fotografico sui social, perché purtroppo è lì che si comunica più facilmente rispetto ad altre vocazioni. Così come un ringraziamento particolare va fatto a Donato Varrasso e a Elena Vigilante. Loro non erano, lo posso dire, democristiani, non so se avranno votato qualche volta per la democrazia cristiana, la conosco meglio.
però hanno fatto una ricostruzione perfetta. E parlare e ricostruire di una persona, anche il suo percorso politico, acquista da persone un po' neutre, acquista ancora maggiore valore, maggiore spessore politico, maggiore riconoscimento. Ecco perché un ringraziamento particolare, così come al Presidente Battista. Voi siete rimasto Presidente insieme, saluto anche la Presidente Fiordilisi della BC Centro Laurenzano, delle poche casse rurali presenti sul territorio. Ahimè. Sturzo, quando fondò il Partito Popolare, uno dei primi punti del suo programma mise la formazione delle casse rurali, della cooperazione. Colombo, in Basilicata, voi anche perché è stato ministro del Tesoro, che era un convinto sturziano, seguiva la creazione delle casse rurali e c'erano, erano tantissime. Voi siete rimasti forse, e vi auguro lunga vita, 13, alcune sono state assorbite, alcune sono state sciolte ed altre, ma Colombo sosteneva in maniera forte, perché la cooperazione, la cassa rurale significa partecipazione allo sviluppo, all'economia, e quindi era anche un momento di mediazione. C'era una politica anche bancaria non affidata, ahimè come oggi, solamente alla finanza, solamente agli utili, solamente ai profitti. Ecco perché questo vi rende uno. Emilio Colombo è stato ricordato, io non è stato ricordato per la cristiana nel 1944-1946. Leggendo i documenti, i libri, c'è qui l'amico anche Ezio Lavorano, di Verrastro, che ci fa una ricostruzione, altre persone come Marotta, Berenda, in questa zona Leggieri, Catenacci, che fu candidato di Rio Nero, aprì 40-50 circoli, lo stesso onorevole Lo Spinoso, poi altre personalità nella Conegrese, Picardi, questi furono i promotori, quelli che organizzarono anche materialmente i circoli della Democrazia Cristiana. Zotta, non dimentichiamo, il ministro Zotta fu uno dei promotori. Domenico Bruno, l'abbiamo ricordato nella presentazione del libro, fondò sia a Lavello che anche a Melfi, perché lui studiava a Melfi e quindi proposse la Democrazia Cristiana anche a Melfi. Colombo arrivò in maniera successiva, dopo il 45 e il 46. Ieri ho ricordato la festa della Repubblica e ho messo i cosiddetti santini elettorali. Se avete visto sulla mia pagina Facebook, Emilio Colombo costituente del 46 era numero 2, perché il capolista del 46 era Zotta in Basilicata. Colombo era vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica. Forse dobbiamo ricordare chi era l'assistente spirituale dell'Azione Cattolica. Era un certo cardinale Montini, quello che poi è diventato Paolo VI, che è stato un grande papa, forse poco apprezzato e valorizzato, anche se è diventato santo nel nostro paese. Fu la scelta dell'Azione Cattolica di imporre, di chiedere la candidatura di Emilio Colombo in Basilicata. C'era Zotta, c'era Pagliuca di Muro Lucano, questi venivano definiti nella corrente interna alla DC i vespisti. Erano quelli più legati al Leone XII, al Papa Pio XII. Invece De Gasperi con Montini capirono che il partito aveva anche bisogno di un'azione di rinnovamento, di aria nuova all'interno del partito, e Colombo scese in campo. Fu il primo eletto nel 1946, la DC prese solo due parlamentari, Zotta ed Emilio Colombo. Non ottenne un grande risultato elettorale, c'era Nitti che era abbastanza forte. Poi nel 1948, quando Colombo poi entrò nel partito, si rese conto dell'organizzazione del partito e nel 1948 noi ottenemmo un ottimo risultato, proprio per l'azione incisiva di Emilio Colombo, di iniziare a recuperare tutta una serie di personalità. E proprio in questo collegio fu candidato il senatore, quello di Melfi, che era di Rio Nero, come si chiamava?
il senatore Ciasca, che era nitiano, ma nel 48 fu candidato nelle liste della DC e vinse il collegio, fu fatto un'azione intelligente. Emilio Colombo è stato anche presidente di commissione agli esami di maturità di Colombo, esatto. E quindi Emilio Colombo si rese conto che bisognava organizzare il partito e in modo particolare il movimento giovanile. Il movimento giovanile che all'inizio degli anni 60 fu commissariato da lui e puntò sulla riorganizzazione di giovani, che la cui punta era Angelo Sanza, Romualdo Coviello, Calza, non vi dice niente, ma questo era un amico di Lagonegro che poi andò in Campania, infatti il presidente del consiglio regionale in Campania, l'assessore all'agricoltura era di Lagonegro, perché capì che bisognava promuovere, ci teneva molto all'attività del movimento giovanile con i corsi di formazione. E noi siamo entrati lì nel partito grazie al movimento giovanile. Io sono entrato nel delegato provinciale, l'amico Lillino Lamorte, Pasquale Tucciariello faceva anche parte della minoranza interna al movimento giovanile, vero Pasquale? Bassista all'interno del movimento giovanile, e Colombo ci teneva tantissimo sia ai corsi di formazione, agli incontri del movimento giovanile. Lui da presidente del consiglio, io ricordo quel convegno al Cineteatro Combattenti, è vero, era il lunedì di Pasquetta, non andammo a fare Pasquetta, facemmo un convegno al Cineteatro Combattenti perché doveva a Rio Nero doveva venire a intervenire il presidente Colombo. Lui quindi ha avuto una grande attenzione al ruolo del movimento giovanile, alla sua classe dirigente del movimento giovanile. E anche quando all'interno della Democrazia Cristiana ci sono stati momenti di confronto, anche duro per i congressi, la presenza delle componenti, qui erano due fondamentalmente, Impegno Democratico, eravamo la componente dei dorotei, diciamo così, classici, e la componente della sinistra di base, guidata da Sanza, Scardaccione, Romualdo Coviello, qui aveva anche l'amico Donato Martiello in quest'area, però congressi anche duri che si svolgevano all'interno della Democrazia Cristiana, però poi la grande capacità era quella di fare sintesi, di trovare, assessore Merra, sempre un punto di equilibrio, un punto di intesa, perché eravamo tutti consapevoli che gli avversari alla fine non erano all'interno del partito, ma erano fuori, bisognava confrontarsi, scontrarsi con le altre forze politiche. Emilio Colombo in questo era stato sempre un grande maestro, perché la politica l'ha fatta sempre in maniera alta, non siamo mai scese in, diciamo così, in confronti duri all'interno, siamo sempre volati alti. Emilio Colombo ha svolto quindi questo ruolo per noi soprattutto di educazione. Quante volte noi andavamo da Colombo, noi giovani dicevamo: presidente, bisogna fare qualcosa in più per la Basilicata. Colombo ci diceva sempre: io ho la responsabilità di governare il paese. Certo, vanno fatte alcune cose, anche alcune scelte che lui ha fatto, la riforma agraria, ma noi dobbiamo parlare della industrializzazione della Val Basemba. È vero, oggi possiamo tutti discutere, però per 40 anni lì hanno lavorato oltre 10.000 persone. E quando la polemica in campagna elettorale era contro Emilio Colombo, che si creavano queste cattedrali nel deserto, con Colombo, che noi spesso lo seguivamo nelle varie piazze, rispondeva piazza per piazza che accanto alle cattedrali poi si costruiscono le chiese, poi si costruiscono i municipi, si costruiscono i quartieri, si costruiva una comunità. Cioè Emilio Colombo aveva un'idea, aveva una visione della Basilicata, e quando doveva arrivare Mattei fu costruita la pista, io proprio gli chiesi: presidente, ma perché avete fatto questa pista Mattei? Cioè, come arrivava Mattei in quella zona? Lui, il presidente Mattei, andò a fare due lunedì, due sopralluoghi per vedere come si costruiva la pista Mattei, perché quella poi dava l'inizio della metanizzazione di quell'area e quindi la grande operazione. C'era un'idea di sviluppo, un'idea, una visione di questa regione Basilicata, e noi abbiamo accorciato le distanze rispetto al resto del paese in quegli anni, questo ce lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, non c'è stato pezzo della Basilicata che non entrava in un discorso di sviluppo. Certo, con il senno di poi si poteva fare meglio e di più, però abbiamo fatto questo. Allora consentitemi un'ultima frase, anche ringrazio l'assessore Merra, volentieri gli darei una tessera post-democristiana
perché vedo che partecipa ai nostri incontri anche con grande impegno, con grande entusiasmo, e sarebbe stato un'ottima dirigente del nostro partito. Dov'è l'attualità di Colombo a distanza di 9 anni dalla sua morte e di questi 40 anni? È che Colombo in Basilicata c'era la centralità della politica. Noi siamo una piccola regione, dai piccoli numeri, abbiamo il problema sociale, abbiamo il problema del calo demografico, abbiamo il problema della crescita degli anziani. Come ci siamo posti con Emilio Colombo e tutta la sua classe dirigente? Perché non ricordare Verrastro, non ricordare Legieri e tanti altri? Perché quando sono andato a Roma, queste persone, con la loro autorevolezza, con le loro idee, con la loro visione, caro Pasquale, si sono saputi imporre all'interno del partito, nelle istituzioni, portando tra i primi punti dell'agenda del governo la questione del Mezzogiorno. Ecco perché per noi diventa importante in Basilicata, proprio raccogliendo la lezione di Colombo, la grande sfida della rappresentanza istituzionale. Oggi si è perso un po', facciamo fatica anche a ricordare chi sono i parlamentari della Basilicata, diciamo con estrema chiarezza, non voglio polemizzare con nessuno, ma questo è. Allora o si recupera appieno, ecco perché ringraziamento al Presidente ancora una volta di questa iniziativa, sapendo che il solco tracciato di Colombo è che alla fine è la politica che deve fare le scelte, specie in una regione piccola come la regione. E naturalmente io concludo con quello che lui disse nel 2012 in uno degli ultimi interventi, dove ci disse, dove Colombo amava dire: vorrei dare a ciascuno di voi i miei occhi per farvi vedere cosa eravamo e cosa siamo oggi. Solo così potete essere responsabili del vostro presente e immaginare un futuro sempre migliore, senza mai dimenticare che chi opera in politica deve servire l'uomo e la sua comunità e non il particolare, perché i popoli devono vivere anche di speranza. Questo credo che sia il messaggio ancora attuale di Emilio Colombo. Grazie.